Patrimoni generativi e cittadinanza attiva che si riappropria del patrimonio culturale monumentale della città e genera capitale sociale, inteso come senso di appartenenza, consapevolezza delle proprie radici, valorizzazione delle risorse culturali e storiche e poi produzione di economia del turismo. Quanto emerso durante i laboratori di patrimoni generativi e del progetto partecipativo, ideato dalla PS5 Porte Storiche Città di Lucera e finanziato dal bando Puglia Capitale Sociale 3.0. Andati in scena dal 19 febbraio allo scorso 7 marzo negli istituti comprensivi Bozzini Fasani, Manzoni Radice e Tommasone Alighieri, proprio della città federiciana. Circa 300 alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno partecipato ai laboratori sul periodo imperiale romano ed hanno visto la realizzazione di tuniche, calzari, tavoli cerate e la preparazione del dolce tipico romano detto placente. Altri 300 alunni delle classi prime della secondaria di primo grado invece hanno partecipato ai laboratori sul periodo medievale, che hanno visto la realizzazione di tuniche, cinture e accessori, fondali e quindi scenografie. Non è mancata la preparazione dei gustosi dolci dell'epoca detti sfinci. Ci aspetta l'evento finale, o meglio gli eventi finali, perché per ogni epoca, sia quella romana, imperiale, che quella medievale, svevo-angioina, saranno previsti due eventi pubblici che si svolgeranno, quello romano all'anfiteatro e l'altro invece quello medievale alla fortezza. Lì i ragazzi metteranno insomma in mostra, ecco, tutto quello che hanno imparato, hanno realizzato, i costumi, le tunichette, i calzari, le tavolette cerate, insomma ce ne sarà di tutti e di più. Riempiremo la città di colori, ma soprattutto di storia e di passione. Durante i laboratori guidati dal personale esperto sono stati forniti anche cenni sull'abbigliamento militare e civile, sulle calzature e sull'alimentazione relativi alle due epoche storiche, oltre che sui simboli delle cinque porte storiche di Lucera e sul tradizionale torneo delle chiavi. Sono stati presentati e illustrati i personaggi che hanno caratterizzato i due periodi storici, come Marco Vecilio Campo, Federico II, Pipino di Barletta, Carlo II d'Angiò. È un progetto estremamente interessante, motivante, che ha coinvolto sia i docenti che gli stessi alunni, tanto è vero che alcuni docenti che in un primo momento, le cui classi non hanno partecipato, poi avrebbero voluto, no, essere coinvolte di più. E vabbè, ho detto, lo si farà magari eventualmente l'anno prossimo. Tutto è un valido strumento per far conoscere il territorio, perché questi ragazzi non lo conoscono, o perlomeno lo conoscono superficialmente, no? Invece bisogna leggere, anche nell'anfiteatro, no? Che sono pietre, bisogna leggerle quelle pietre, no?